questo murales ho deciso di fare una ricerca tecnica sul graffio. Trovo affascino quasi ancestrale nel fatto di scavare una superficie, inciderla e lasciare il segno. Poi ci sono state tutte altre ricerche legate un po' a questa montagna chiamata la Concarena, no? E la natura è sempre stata la fonte di ricerca spirituale dell'uomo, non soltanto sulla teoria, sino pure sulla pratica e sul senso dello spazio, perciò che dagli alberi escono le forme delle colonne, dalle grotte, le arcate. L'uomo, prima del linguaggio verbale, ha sviluppato il linguaggio dell'immagine, cioè l'immagine è una sorta di pre-linguaggio, e mi interessava molto venire qua in Valcamonica per fare un po' una ricerca su tutte queste incisioni e includerle dentro il murales, però con un senso esperienziale, no? Dare ai bambini la possibilità di conoscere e sentire questa sensazione e lasciare un segno dentro la parete che resta un po' nella memoria emotiva, no? Mi piace che nei miei murales ci siano tanti livelli di lettura, tante stratificazioni, perché non voglio che l'immagine sia capita in un modo immediato, sino che ci possa essere una doppia lettura poetica o concettuale, no? Al di là di quello che è l'immagine, quella prima che arriva, no? Per cui ho incluso diversi momenti alla fine della storia del luogo, come possono essere dalle incisioni rupestri, dalle incisioni attuali dai bambini, dalle tecniche del restauro, da un po' un richiamo pure agli affreschi, i pezzi mancanti, i pezzi rimasti. Diciamo che ci sono tante piccole cose semi nascoste dentro l'immagine globale. La verità è che è stata un'esperienza particolare, uno che ho portato come aiutante il mio amico Anguei, e quindi abbiamo fatto delle ricerche tecniche che ci hanno dato la possibilità di arrivare a questa resa e dare questa possibilità ai bambini di lasciare il loro segno, e in più l'atmosfera molto calma, molto tranquilla, molto facile, molto gradevole in tutti i sensi, sia tutto il contesto che circonda questo murales, che tutta la sua forza, le sue montagne che lo circondano e chiudono, no? E questo secondo me pure si legge un po' nel dipinto. Di solito i miei murales sono alla fine un dialogo tra quello che è il luogo e la mia percezione di tutto quel contesto che circonda l'opera. Thank you.